Buonasera, prendiamo posto per favore, benvenuti. Come state? Caldi? Ho spento, perché poi se ce n'è bisogno riaccendiamo, però così in questo modo anche non c'è rumore di fondo. Dunque, io sono... Queste tre sedie mi ci metto io. Allora, io sono stranamente, non stranamente, cioè nel mio... Dunque, che cosa faccio io di mestiere? Io faccio l'attrice e la regista, attrice di teatro, operatrice culturale anche. E in genere dovrei essere abituata alle platee. Non è così. Cioè, nel senso, stasera mi rendo conto che in effetti non è così. Allora, c'è un'emozione particolare. Questo è un progetto a cui è l'inizio di un percorso. Cui tenevo particolarmente, che mi vede complice di persone che stimo e a cui voglio bene, sia quelle che parleranno ma anche altre, e che quindi, come dire, mi prende un po', mi dà un po' di emozione. Sai quel tremolio della voce, no? Che noi attori, di quando dobbiamo cercarlo, non ci viene mai. Ecco, adesso questa sera è naturale. Quindi perdonatemi, ma come dire, è il piacere di esserci riusciti, di aver messo insieme teste, pensieri, di aver avuto la disponibilità di Fabio Ciardi, di Carlo Cefaloni, di Cittanuova, di Andrea Re, di mio fratello Paolo Monaco, insomma di tutti voi. Perché siamo qui? Allora, per parlare di questo libro e di altri vissuti legati alla Bibbia. Io conobbi Fabio qualche anno fa, perché ci scambiamo dei libri attraverso mio fratello, un testo di critica di Steiner, e lessi delle bozze. Quando divenne libro pubblicato e disponibile, io ne fui molto contenta, perché c'era scritto quello che avevo sempre pensato. Quindi era un ponte che si creava, no? Una possibilità di dialogo fra persone provenienti da esperienze, da vissuti completamente diversi. Non ho mai avuto una platea con tanti religiosi, devo dire, nella mia esperienza. Quindi siate clementi, cioè, riconoscibili o non riconoscibili. Devo dire, mi ha fatto un certo effetto, cioè nel senso che ho visto, tipo, e adesso che succede? E mi ha detto, guarda, ma sono persone, dico, lo so, ho un fratello che è padre gesuita, lo saprò, però devo dire, fa un effetto, insomma, è un piacere ulteriore, insomma, una platea, un altro tipo di platea. Da questo libro abbiamo poi nell'attività anche cittadina con Carlo, voglio dire, quindi nell'essere amici ma nell'essere anche cittadini attivi di questo territorio, abbiamo avuto voglia di parlare dei nostri vissuti rispetto a che cosa la Bibbia, in che modo ci ha aiutato, condizionato, ispirato, e quindi da tre punti di vista diversi. Fabio in qualche modo li mette tutti insieme, poi c'è il mio che è più strettamente artistico e quello di Carlo Cefaloni che è un risvolto politico, sociale.
poi vorremmo che magari se qualcuno di voi ha voglia di dire due cose, ecco, i microfoni ce ne abbiamo tre, quindi insomma non c'è problema, eh? Se volete intervenire, e poi ci sarà anche l'avvio, diciamo, vi parlerò di quello che è il progetto Zattere, che è l'inizio proprio, questo è il primo momento di un progetto che si prevede che vada ad attraversare le parole dei carismatici per trovare il loro senso nella nostra contemporaneità. E quindi carismatici perché poeti anche, eh? E quindi poi ci racconteremo un po' di cose. Fabio, grazie intanto della tua disponibilità, grazie di essere qui, sono tuoi.